È la serata di Ferragosto, o meglio, la serata che porta Ferragosto, e allora ci siamo detti: che cosa possiamo fare per Ferragosto per non stare sulla griglia per ore e ore e ore mentre gli altri si divertono, bevono, limonano, e noi invece lì a suonare la chitarra del barbecue? E allora ci facciamo una bella flank steak. E mi piace l'idea di Britti perché da una parte mette la linea barbecue dell'Abruzzo e dall'altra invece fa una selezione di carni dal mondo molto interessante che porta sulla nostra griglia, ovviamente utilizziamo ancora il Signet 390 di Broil King, una bella flank steak, cioè una bella bavetta che faremo in flip and brush, per cui una bella cottura veloce, rapida rapida, in modo tale che poi andremo a costruirci un panino epico con anche delle patate, fatto Stefano. Panino con le patate, non so se l'abbiate mai fatto un panino con le patate, io al massimo ho mangiato un riso, cozze e patate, però non c'entra niente. Abbiamo iniziato a bere molto presto quest'oggi, quindi siamo già abbastanza con la lingua sciolta. Abbiamo anche dei saluti fanciulleschi, ecco, abbiamo anche, scusi, suo figlio mi sta tediando, importunando, esatto. Allora, abbiamo già acceso il Signet 390, anzi l'ha acceso Ste, con i bruciatori di sinistra e di centro praticamente al massimo, per cui adesso andiamo a vederci la bavetta di Britti. Attenzione, poi al panino. Ecco la nostra bavetta, arriva dall'Australia, per cui una delle selezioni, come vi raccontavo prima. Abbiamo già messo un pochino di olio motore, cioè un olio che arriva dalla Sicilia, e massaggiamo. Ovviamente abbiamo tolto la nostra carne da circa una mezz'oretta, adesso la giriamo, adagiamo ancora un filo di olio senza esagerare, passiamo, avremmo potuto mettere anche un pochino di siena per ma stasera andiamo schisci. Perché? Perché utilizziamo un rub che a me piace molto, il Mamma Mia Rub di BB Cooking, che ha dei gusti molto molto nostrani. Dentro, vediamo un po' se riesco a dire che cosa c'è. Sì, sale marino integrale, aglio, finocchio, semi, salvia, tivo, senape, pepe nero, alloro, carbonato di magnesio. Andiamo a girare un po' così, con grande rapidità. Facciamo partire una bella reazione chimica, strofinando, proprio come dice Turab. Abbiamo già pulito un pochino la carne, togliendo qualche silver skin, cioè qualche pellicina, con questo coltello da disosso, però mi è servito bello comodo. Lo trovate come sempre sulla linea BBQ di Stanelli. Adesso andiamo direttamente in griglia. Perché? Perché la nostra griglia è già calda, quindi non ci resta altro che andare a cucinare. La nostra griglia è già oliata, non faremo moltissimo fumo proprio perché è una carne particolarmente magra. Aspettiamo soltanto la pinza dal nostro fido collaboratore, ecco, alla pinza. Bravo. E allora adesso che cosa facciamo? Facciamo flip and brush, per cui utilizziamo soltanto il tempo, non abbiamo bisogno del termometro, facciamo un minuto così e poi giriamo ogni 30 secondi, una tecnica che ci avete già visto usare su BB Cool. Semplicemente noi andiamo a cercarci un pochino di rosa dentro questa bavetta di manzo, che rilascia già un odore potente dovuto anche ovviamente al rub che abbiamo utilizzato di BB Cooking, che a me piace sempre di brutto. Poi, una volta trovata la marchiatura giusta, eccetera eccetera, la toglieremo e la faremo raffreddare, perché ci servirà in un panino, quindi potremo anche permetterci di mangiarla un pochino tiepida. Una cosa veramente rapida da fare, sempre molto buona, la bavetta molto molto magra, ma riesce tramite l'utilizzo e la vestizione di un rub a dare il massimo, il meglio. Aspettiamo un minuto e poi, pronti via, andiamo a toglierla e a girarla semplicemente. Anzi, facciamo così, restiamo insieme ancora per una trentina di secondi, perché fra 30 secondi dobbiamo iniziare a girarla. Naturalmente noi dovremmo utilizzare un'altra parte di griglia, ma questa zona l'abbiamo tenuta di sicurezza, quindi spenta. Quindi adesso che cosa faremo? Andremo a riutilizzare la stessa parte di griglia, che è un filo meno calda rispetto al resto della superficie, ovviamente se fosse acceso il bruciatore, però nulla ci vieta di fare quello che vogliamo, per cui ricordatevi che non è che stiamo cercando poi chissà quale risultato. Giriamo, facciamo un minuto anche da questa parte e poi flip and brush, pronti via, da una parte e dall'altra ogni 30 secondi, spennellando con l'olio, come avete già visto. Non ve lo faccio rivedere perché sarei ripetitivo. Allora ragazzi, ecco pronta la nostra bavetta dopo pochi minuti. Naturalmente possiamo lasciarla raffreddare un minimo, proprio perché l'abbiamo bisogno in un panino, quindi non abbiamo bisogno che sia proprio rovente, e facciamo anche redistribuire bene i succhi. Vedete che l'abbiamo girato ogni 30 secondi, dentro ai 50 gradi, l'abbiamo naturalmente misurata con il meter. Abbiamo creato questa
come la chiameresti? Piroga di stagnola, e abbiamo dentro un formaggio da piastrare. Noi vogliamo farlo sciogliere, vogliamo tenerci questa stagnola a mo' di cocottina. Se vi ricordate, abbiamo tenuto una parte di barbecue come zona di sicurezza, e proprio lì in cottura in diretta andremo a mettere questo tocco di formaggio per farlo sciogliere. Intanto, nella parte invece di griglia rovente, cosa faremo? Faremo il bacon, proprio perché dobbiamo continuare a costruirci il nostro favoloso panozzo. Andiamo avanti. Naturalmente non ve lo faccio vedere il bacon come si fa. Dai ragazzi, dai, 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 dai. Ragazzi, se vi state chiedendo com'è un panino decomposto, è esattamente così, anche se manca l'ingrediente X, e l'ingrediente X arriverà a breve. Perché? Perché è ancora dentro il barbecue, come l'avete già visto, è il formaggio, perché non è che vi raccontavo niente di nuovo. Adesso passo la telecamera al mio amico Stefano, ecco, mi dica, che ci aiuterà. Allora, che cos'è questo, Ste? Raccontacelo un po', visto che l'hai fatto tu, sembra papone. Ho fatto un fantastico tzatziki per la prima volta in vita mia, con aglio, cetriolo fresco, e yogurt greco, un pochino d'olio e aceto di vino. Che classe di uomo, ragazzi. E Stefano ha tagliato anche in maniera pressoché perfetta, anzi direi perfettissima, il nostro giro di bavetta, che vedete com'è. In sostanza è molto molto sottile, a 50 gradi al cuore. Andiamo a riempire completamente il nostro panozzo per avere una masticata semplice, poi diamo un ulteriore giro di bacone, e dopo il giro di bacone Stefano ha fatto anche queste cialde di patatine, o forse patatine molto croccanti, per dare l'ulteriore nota di croccantezza. Una volta fatto questo, facciamo ancora un pochettino di carne, senza incappare degli hamburger della Rubia, che erano spessi come un condominio di 10 piani. Che cosa ci manca? Il formaggio, ce lo andiamo a prendere. Eccolo l'ingrediente X, guardate come si è sciolto. E noi facciamo un giro così, ovviamente puntiamo sempre a buncione, perché noi siamo un po' così, buncioni. Guardate che bello. Ah! Lo sto godendo, adesso lo faccio vedere bene, guardate bene. Una meraviglia, ragazzi, una meraviglia. Adesso devo soltanto assaggiarlo, per cui lo chiudiamo. Gli diamo una sgagnata che, santo Dio, deve essere strabuona. Lo tzatziki è una bomba. Ragazzi, ci abbiamo pensato per 2 giorni a questo panino. È straordinario, e ci stanno anche, avevi ragione, le patate. Bravo, corriamo a mangiare e poi ne parliamo. Buono! Oh, a me la bavetta convince sempre. Tra l'altro in questo panino con le patatine croccanti, il bacon, il formaggio fuso, lo tzatziki, cioè una roba pazzesca, utilizzando sempre le focaccine come abbiamo fatto con la Rubia Gallega, col panino a 25 cm, che mi fa venire in mente qualcos'altro, ma non sarò io il volgare del gruppo stasera, cari ragazzi, per cui devo dire che è stata una esperienza veramente interessante. La bavetta arrivava dall'Australia, dire che il viaggio non le ha fatto male, e anzi ci ha dato la possibilità di fare un panino che ha messo tutti d'accordo. L'importante è stato tagliarlo con la scimitarrona di Sanelli per tenerla sottile, 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 sottile. Una volta fatto quello, panino veramente esagerato, mix di sapori, c'era il croccante, c'era l'acido, c'era la punta di amarezza, la punta di dolcezza, insomma c'era veramente tutto. Per cui giocate bene con i connubi dei vostri panini, e soprattutto andate qui sotto a vedere nei dettagli il link a, come sempre, Britti, perché così almeno potete dare un'occhiata per capire se è la carne che fa per voi. Qui ragazzi, come sempre, iscrivetevi e tramite la campanella potete restare in contatto con tutte le ultime novità, e poi qui sotto invece se volete vedervi un altro video. Ragazzi, un abbraccio e alla prossima!